Buongiorno ragazzi, buongiorno mia family, scusatemi la mascherina, ma sono in taxi e sto andando ad Amsterdam in centro a vedere due case oggi, ragazzi. Se non avete visto l'ultimo vlog, andate a vederlo perché lì vi spiego come mai devo cambiare casa, perché la mia casa ha un sacco purtroppo di problemi proprio strutturali non lo so come chiamare, di costruzione. Tra l'altro prossima settimana o forse quella dopo avrò gli operai in casa per 6 ore che vengono a ritinteggiare tutto il vano scale, perché ovviamente tutta l'acqua che come un fiume scendeva giù dal tetto ha lasciato un sacco di macchie, e quindi probabilmente per una giornata non riuscirò a filmare, vedremo. Quindi appunto, nonostante io sia innamorata di questa casa, no, ho capito che è una casa che ha tantissimi problemi, anche perché il signore dell'assicurazione mi ha detto che è stato spesso qui quando c'erano gli inquilini prima. Quindi da lì ho capito che appunto ci sarebbero stati altri problemi. Che tra l'altro alcuni mi hanno detto: Nicole, ma il problema del tetto non si è risolto? Sì, hanno risolto quel pezzettino, perché si era proprio bucato un pezzo di tetto, non chiedetemi come. Però, come mi ha detto il tizio dell'assicurazione, che è stato molto onesto, mi ha detto: guarda, però questo tetto è fatto male, quindi è solo questione di tempo prima che tutto cominci a rompersi. Quindi quindi quello che è successo in realtà potrebbe risuccedere, anzi probabilmente risuccederà, è solo questione di quando. Quindi appunto, mio malgrado, dovrò trasferire. Però vi dico la verità ragazzi, voglio fare, come vi dicevo nell'altro video, voglio fare le cose molto con comodo e trovare una casa che mi piaccia senza fretta. Quindi se trovo una casa che mi piace oggi, magari veramente ci trasferiamo tra un mese. Se invece dovessi trovare una casa che mi piace tra 7 mesi, ci trasferiremo allora. Quindi non è una cosa imminente, come vi dicevo nell'altro video. E perché ragazzi, sapete che tra una cosa e l'altra io sono quasi 5 mesi in questa casa, cioè lo so che il tempo è volato, ma sono quasi 5 mesi. Quindi oggi, vi dicevo, andremo a fare due visite, sono un pochino più piccole, non tantissimo. E però sono in una zona, ragazzi, che cioè è meravigliosa. Sono tutte zone, vi devo dire la verità, in cui spenderò di più rispetto a quello che spendo qui. Però sono convinta che ne varrà la pena. Però vedremo, vedremo, ragazzi. Adesso non so se riuscirò a farvi vedere le case, se potrete entrare con me. Chiederò alle persone dell'agenzia immobiliare se appunto mi fanno filmare un pochino, giusto per farvi vedere lo stile di casa, eccetera. Come molti mi hanno consigliato, molti di voi, non farò vedere l'esterno della casa, tanto per stare certi, anche perché avete ragione, perché essendo Amsterdam poi è anche molto più riconducibile, rintracciabile, poi è facile riconoscere perché Amsterdam, insomma, è molto conosciuta. Quindi devo sicuramente stare attenta. Vi ringrazio perché ci tenete a me, mi date sempre questi consigli, che è un po' come se fosse tipo mia mamma. Io, cioè, adoro, vi giuro, adoro. Grazie, perché io ho bisogno dei vostri consigli. Non sono sicuramente una persona infallibile, cioè non penso che nessuno lo sia, ma non sono, cioè, ho sempre bisogno dei vostri consigli, perché questa avventura di YouTube ovviamente, cioè, è una cosa che a volte ha dei risvolti che nemmeno io mi aspetterei. Infatti non so nemmeno come avevano, cioè come erano riusciti a rintracciarmi dove abitavo, cioè anche il mio numero, eccetera, non lo so, non riuscirò mai a capire. Però appunto vi farò vedere se riesco un pochino l'interno delle case. Ok ragazzi, niente da fare, questo appartamento era decisamente troppo piccolo e anche strutturato abbastanza male, perché entri e c'è tipo tutta la zona notte, poi la cucina è sopra, tutte queste scale scomodissime, ma
Più che altro il problema è che la seconda stanza era decisamente troppo piccola, perché ho bisogno o di tre stanze di media grandezza oppure di due stanze molto grandi, e la seconda era piccolina. Ma le foto che fanno sui siti delle agenzie immobiliari sembrano sempre, le stanze sembrano sempre gigantesche, poi arrivi sono minuscole. Comunque volevo farvi vedere un po' la zona, perché appunto questo appartamento sicuramente non fa per me, però questa è la zona super 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 centro di Amsterdam, su questo canale bellissimo. E questa è Rembrandt Plein, ragazzi, completamente vuota, deserta. Fa un'impressione vederla così, ma questa è la situazione attuale anche ad Amsterdam, ragazzi, strade vuote. Pensavo di andare giusto da Starbucks a prendermi un pumpkin spice latte. Eccolo, ragazzi. E guardate che bello è questo Starbucks. Vuoto, deserto, ma è molto bello. Di solito non lo faccio mai, ma sto tipo sfamando i piccioni con questa brioche, prosciutto e formaggio che ho comprato, perché sono super affamati, perché non c'è gente in giro e quindi stanno tutti morendo di fame. Vabbè, io che penso ai piccioni. Questa è Mondplein con la torre. E qui c'è il Flower Market. Lì inizia appunto il mercato dei fiori. Qui di solito non si cammina per quanti turisti ci sono. E adesso la situazione è veramente veramente triste, devo dire. Io nel frattempo sorseggio il mio pumpkin spice latte e cammino verso il Vodafone Center. Eccolo qui, inizia la Kapperstedt, una delle vie più famose per lo shopping. E hanno già addobbato, no vabbè, hanno già addobbato tutto per Natale. Le vedete le lucine? Eccole le lucine natalizie. Non che siano troppo belle queste, devo essere onesta, ma si stanno già iniziando a vedere appunto le prime decorazioni di Natale. Tutti gli snack americani. Io non devo guardarle queste vetrine. Nicole, vattene. Quanto è carino, ragazzi, questo calendario dell'avvento con tutte le casette con i numeretti. Bellissimo. Adoro troppo, ragazzi, tutte le vetrine natalizie. Io impazzisco. Sono bellissime. Cioè, non vedo l'ora di fare l'albero. E siamo ad inizio novembre, Nicole. Non è possibile. Guardate che roba. Adoro. E questi? No, vabbè. Che figata. Anch'io voglio l'alce con su scritto welcome. Bellissimo. E una differenza che si nota subito rispetto all'Italia è che qui, lo vedete, non indossiamo la mascherina all'esterno. In realtà neanche nei posti chiusi è obbligatoria. Io la metto perché mi sembra giusto, però è un consiglio che il governo ti dà di metterla nei posti chiusi, ma all'aperto no, non c'è mai stata questa cosa qui di mettere la mascherina all'aperto. In molti mi chiedete, perché vedete le mie foto, i video eccetera, e mi chiedete se nessuno ha la mascherina qui. In linea generale all'aperto pochi, al chiuso invece diciamo la metà, ce l'ha la metà. Urban Decay con la mitica palette Stone Vibes che abbiamo visto ieri nel decluttering. Qui la vendono da Issy Paris. Ma ho visto, oh, qui c'è Jeffree Star. Non sapevo ci fossero anche i prodotti di Jeffree Star. Eh sì, ragazzi, e c'è anche qualcosina della collezione con Shane Dawson. Non ci posso credere, non ho mai visto i prodotti Jeffree Star dal vivo. Hanno anche la Blue Blood. No, vabbè. No, vabbè, ragazzi. Adoro. Ci sono anche tutti i rossetti liquidi. Questo ce l'ho e lo adoro. E sì. No, Scandal. Non è il mio Scandal. No, vabbè, ragazzi. Impazzisco. Ok, mi sono persa a guardare i trucchi di Jeffree Star. Poi mi sono messa a chiacchierare con la commessa e quindi devo andare subito all'altra visita della casa, perché altrimenti non faccio in tempo. Poi andremo allo store Vodafone. Ma è sempre bello perché qui mi ritrovo sempre a mettermi, anche in Italia in realtà, anche in Italia, però qui secondo me sono un po' più chiacchieroni, un po' come gli americani, e quindi ti metti a chiacchierare, poi arrivano tutti e siccome ci sono pochi clienti, chiacchiera
eravamo tutti su. Poi a un certo punto mi sono resa conto che devo scappare, quindi adesso sto aspettando Uber. Qui anche è praticamente tutto deserto. Sto aspettando Uber per andare all'altra visita e ho aspettative molto alte per questo secondo appartamento, perché ha 3 stanze e c'è una zona comune che ha la piscina, la sauna, il solarium. Vabbè, il solarium chi se ne frega, non ci andrei mai, però c'è la piscina e la sauna che mi interessano non poco, specialmente la piscina, quindi vediamo ragazzi. Sta diluviando ragazzi, mi sono fermata un attimino giusto per riuscire a parlare con voi, perché adesso sto andando al Vodafone Store e poi torno a casa. E allora vi devo dire che, cioè, io non mi aspettavo, ma questa casa mi piace moltissimo, molto molto molto. Ci sono solo 2 stanze, però il soggiorno è molto grande, quindi potrei pensare di mettere la scrivania appunto in soggiorno e fare una piccola office area. E naturalmente le case in centro d'Amsterdam sono più piccoline, quindi è difficile trovare una casa molto molto grande come quella che ho adesso, però adesso sono fuori centro, quindi. Però mi piaceva tantissimo ragazzi il fatto di avere la piscina, di avere la sauna, non che io usi tantissimo la sauna, però ragazzi, per una ex synchronette, per me avere la piscina sarebbe qualcosa di fantastico. E nonostante sia condivisa, i capelli tutti bagnati, nonostante sia condivisa con gli altri condomini, ho guardato, perché bisogna appunto segnare l'ora in cui si va in modo che non ci siano altre persone per il coronavirus, e ho guardato il quaderno e c'erano tipo una persona al giorno che va in piscina, al massimo 2, quindi io potrei anche averla per un sacco di tempo. E tra l'altro il ragazzo dell'agenzia mi diceva che ogni volta che lui viene non c'è mai nessuno negli spazi comuni, quindi questa cosa è fantastica. Quindi ragazzi, non mi aspettavo di trovare una casa che mi piacesse così tanto, vi dicevo prima, però il fatto che ha la piscina, tutti questi spazi, mi piace molto. C'è il balconcino, che c'è anche appunto la videocamera all'esterno, quindi il citofono con la videocamera, c'è il portiere, e devo pensarci veramente bene, perché potrei già trasferirmi il mese prossimo, però devo vedere un attimino, ho preso le misure di tutte e 2 le stanze e devo un attimino vedere se riesco a metterci appunto sia, cioè devo fare una la stanza da letto e l'altra deve essere la mia cabina armadio, quindi, e poi anche con un angolo make up, quindi devo vedere se riesco a farci stare tutto, però sono molto molto fin troppo contenta di aver visto questa casa, quindi devo comunque pensarci bene, perché io sono sempre così, vedo una cosa, oddio bellissima, poi ci ragiono su e magari mi rendo conto che non è esattamente così, quindi devo fare le cose con calma. Io mi faccio prendere dalle emozioni, devo fare le cose con calma. Comunque adesso forse un pochino ho smesso di piovere e sta quasi uscendo il sole ragazzi, non ci posso credere. E questa è la piazza principale ragazzi, piazza Dam con il Palazzo Reale. E lì c'è uno dei centri commerciali che ha già le lucine natalizie accese, fantastico. Ed eccomi finalmente allo store Vodafone, trovato. Fatto ragazzi, risolta anche questo, ho preso la iSIM, così posso avere entrambi i numeri sul mio iPhone, sia il numero olandese che quello italiano, quindi sono molto contenta di aver risolto, perché avevo la scheda olandese ma non potevo usarla, perché altrimenti non avrei avuto quella italiana,
che uso anche per lavoro, quindi non posso disconnetterla, quindi top. E adesso farò una piccola passeggiatina, perché in realtà non uscivo da casa da tipo 3 giorni e niente, poi prendo Uber e torno a casa. Ah, ho visto che ha aperto H&M Home anche qui, questo non lo conoscevo. Molto interessante per fare shopping per la casa, visto che mi sono appassionata di arredamenti ultimamente. Buono a sapersi. Qualcuno mi deve spiegare perché mi ritrovo sempre da Dior o da Chanel a fare shopping. Volevo fare una passeggiata e casualmente mi sono ritrovata qui a farmi un altro autoregalo. Quanto sono belle le coperte, sto pensando di prenderne una. Adoro. E anche le nuove borse Lady Dior non sono niente, niente male. Ed è stato fatto, ragazzi, un nuovo danno da Dior con il fatto che sta arrivando il mio compleanno. Mi sto lasciando andare in spese veramente folli, ma non vedo l'ora di farvi vedere che cosa ho preso. Ovviamente il video spacchettamento dei miei regali di compleanno arriverà naturalmente. E guardate che carina la borsa con la stellina, con il pack natalizio, mi piace un sacco. Adesso eviterò di guardare le vetrine, così non mi fermo più per guardare e prendere altra roba. Anche perché c'è Louis Vuitton lì, quindi Nicole, continua senza girarti, continua. E basta, e poi prendo un Uber e torno a casa a questo punto. Devo dire molto molto bello questo cappotto. Molto molto bello, non so che cosa abbiano fatto, se hanno cercato di spaccare la vetrina, ma molto bello. Anche questa vetrina è molto carina. Sto tornando a casa, ragazzi, sono in taxi e non ci posso credere, ma una ragazza che conosco, e non ci posso credere, ma si è trasferita qui ad Amsterdam e quindi domani ci vediamo. Cioè, pazzesco veramente, cioè tutti si trasferiscono qua. Tra l'altro anche un'altra ragazza che conosco si è trasferita pure lei qua, quindi cioè non lo sapevo, ma ho un sacco di amiche ad Amsterdam. Tra l'altro devo vedere anche l'altra mia amica Luz, che non vedo da secoli, perché anche lei sta ad Amsterdam. Se mi seguite dai tempi in cui abitavo qui ve la ricordate. Comunque molti mi avete detto: Nicole, ma sarai lontana da Demelza, che è una delle mie migliori amiche di sempre, e quindi mi dispiace un pochino trasferirmi ad Amsterdam ed essere lontana da lei. Però devo dirvi la verità, preferisco venire ad Alkmaar per trovarla e poi ritornare ad Amsterdam, perché appunto è tutto 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 lì. Ma come vi dicevo ieri, non mi sarei trasferita sicuramente non adesso, ma visto che devo e sono obbligata a farlo, allora tanto vale che io vada lì. Però sì, ho scoperto di avere un sacco di amiche ad Amsterdam che manco sapevo si fossero trasferite qui. E adesso appunto sto tornando a casa. Neil, tra l'altro, è a casa, sta lavorando ancora, perché lui finisce alle 18 di lavorare, quindi deve stare computer, smart working, ha un sacco di meeting, roba del genere, non si può muovere. Tra l'altro doveva tornare a casa lo scorso venerdì Neil, ma ha avuto delle complicazioni con il volo, quindi non sappiamo esattamente quando ritornerà a casa, ma andiamo molto d'accordo, devo dire, andiamo più d'accordo adesso che non stiamo assieme rispetto a quando stavamo assieme, molto di più. Quindi insomma sono contenta. So che mi dite tutti che ci vedete bene assieme, e quando gli ho fatto quello scherzo in tantissimi avete pensato che io fossi veramente interessata a tornare con lui. Non so se pensare che sono una brava attrice, perché non credo proprio, quindi mi fa piacere, perché so che siete affezionati a noi anche come coppia. Però ragazzi, Neil ha un sacco di sue cose, si sente con ragazze, lui dice di essere ancora single, ma insomma robe sue. Però no, assolutamente ragazzi, io sono molto più felice di avere Neil come amico, perché penso che le amicizie siano, oddio, non posso dire che sono più importanti di un rapporto tra fidanzati, tra fidanzati, però le amicizie durano per sempre, gli amori non sempre, quindi sono, secondo me, molto bello che abbiamo riscoperto questa nuova cosa, questa amicizia. E comunque sono passati 5 anni che non ci siamo visti, quindi non c'è assolutamente quel sentimento
perché molti mi scrivete, questa cosa ve la devo dire, molti mi scrivete: Nicole, riprovateci, siete fatti l'uno per l'altra, riprovateci, però deve esserci il sentimento, altrimenti cosa provi a fare? Non puoi stare con una persona, e non sarebbe neanche giusto starci solo perché sei da solo, cioè io sto benissimo, quindi non ho nessun bisogno di cercare qualcuno, e onestamente vi dico, appunto, sono molto più felice di avere Neil come amico e di aver riscoperto questo bellissimo rapporto con lui, quindi non ci sarà, ragazzi, un ritorno di fiamma tra di noi. So che ve l'ho detto più volte, ma so che ci sperate sempre, quindi no, però continueremo naturalmente e continuerete anche voi a vederlo nei video, insomma presto lui tornerà a Bologna, però insomma spero che con il Covid eccetera riusciremo comunque poi a vederci presto. Tornata a casa, nuova aggiunta, anche questo lo lasciamo qui tra i miei autoregali di compleanno che spacchetteremo assieme, ragazzi, questo promesso, promesso, però adesso rimangono lì fino al 14 novembre, è dura, ma non li apriremo prima. Qui c'è qualcuno che giustamente vi vuole salutare, perché nel video di oggi ancora non è comparso Gatto Denver, e visto che lui è la vera star del canale, giustamente, giustamente, sì, sì, amore mio, amore mio. Ma quanto chiacchieri tu, Gatto Denver, ma quanto chiacchieri, ma quanto chiacchieri, anche tu mi sei mancato. Esco di casa per qualche ora e Gatto Denver va in paranoia. Sì, amore mio, sì, amore mio. Dove vai, dove vai? E dove vai, amore mio? Sì, sei bellissimo. Sei bellissimo. I gatti che mi inseguono. Sì, sì, è l'ora della scatoletta. È l'ora della scatoletta. Lo so, lo so, lo so. Ecco qua. Sì, Denver, sì. Gatto Denver. Gatta stellina. E questo per te. Gatto Denver, vai là. Ok. Mezza scatoletta a testa. Il che stava allontanando Audrey dalla ciotola. E Audrey disperata, che ridere. No, ma alla fine qualche secondo ha resistito. Sì, qualche secondo. Mi guardava da lontano. Oh, uccidimi, non farmi questo. Sì, sì. Oh, ragazza stellina, toglimi tutto ma non la pappa. Secondo me adesso che vede che filmo, oh, si sposta da via. A volte viene anche da me, gatta stellina. Gatta scoiattolina. Forse perché tu non sei seduto, è venuta da me. Oh, la sento fin qua, eh. Davvero? Sì. Tutto sto amore. Da scoiattolina. Oh. Si vede che sta invecchiando, la stellina. Sta diventando più dolce. Oh. No, non è vero, è sempre stata affettuosa. Però solo quando vuole lei. E ho preparato la cenetta, ragazzi. Ho preparato io sia le patate lesse che i piselli. Quindi questo è un hamburger di pesce, di merluzzo. Spero ti piaccia. Chef Nicola, oggi tu hai fatto la focaccia e la pizza e io ti ho fatto non è esattamente la stessa difficoltà come grado di difficoltà, però no, ma sembra bene, promette, almeno è qualcosa di semi, diciamo, semi sano. Semi sano. E stiamo guardando la prima puntata di questa serie TV, La regina degli scacchi, che ci sta piacendo molto. Ok, ragazzi, è ora di andare a nanna. Comunque super consigliata questa serie TV, dovete veramente vederla. Io non pensavo mi potesse piacere una serie TV sugli scacchi, però visto che ne ho sentito così tanto parlare, mi sono detta dai, proviamo. E alla fine ci siamo visti tipo 4 episodi uno dietro l'altro, bellissima, veramente super super consigliatissima. Comunque, ragazzi, considerazioni riguardo alle case. Allora, no, in realtà la casa, perché la prima l'avevo già scartata subito. La seconda, appunto, quella con la piscina, mi sono resa conto che purtroppo, perché mi sono un po' vista le misure delle stanze, eccetera, che abbiamo preso assieme, e decisamente non ci sto, io con tutte le mie cose là dentro non ci sto. E quindi, nonostante io mi sia innamorata della piscina, purtroppo non ci sto con tutte le mie cose in quella casa, è troppo piccola. E se ce ne fosse un'altra in quello stabile sarebbe fantastico, più grande intendo, ma non c'è.
Quindi continua la ricerca. Come vi dicevo, voglio fare le cose con comodo, però quindi quando arriverà la casa perfetta, arriverà, non ho fretta. Comunque sono sempre così, parto in quarta per le cose, poi ci penso un attimo e dico no, Nicole, aspetta un attimo, cioè ponderiamo. E poi mi rendo conto che no, effettivamente in quella casa non ci potrei mai stare io con tutte le mie cose, quindi niente, mia family, continua la ricerca. Domani ho un'altra visita, ma non filmerò un vlog, però la casa che vado a vedere domani è parecchio più grande, perché ha due stanze molto grandi e un'altra di media, insomma, grandezza normale, quindi sono curiosa, probabilmente mi piacerà molto, quindi vedremo, vedremo, però appunto vi terrò aggiornati, anche se non filmo un vlog domani vi terrò comunque aggiornati. E niente, mia family, questo è quanto per il vlog di oggi, vi mando un bacio grandissimo, venite che vi abbraccio forte, 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 e noi ci vediamo domani sempre alle 17:30. Ciao.